Buongiorno. Ci siamo spostati dalla strada con calma. Possiamo spostarci con calma dalla strada. Che ogni vita che nascerà d'ora in poi, nel contesto in cui siamo oggi, sarà una vita condannata a soffrire le pene di quella che è un'inazione climatica. Siamo l'ultima generazione di noi, siamo la prima generazione. Sapete cosa vorrei pure io? Mancanza di natalità in Italia, che dice preoccuparsi del diritto alla famiglia, per almeno ridurla, perché già ci sono delle conseguenze che non possiamo più evitare. Già stiamo condannando, non riusciamo ad aprire gli occhi collettivamente. Il nostro mondo si sta già sdetonando, sta cadendo a pezzi, e noi siamo complici. Chi non vuole essere complice non deve condannare i bambini. Ogni persona può fare ancora di più. Il nostro dovere in questo momento è alzarsi ogni giorno e chiederci cosa posso fare di più per rispettare quello che ho ereditato dai miei antenati e per offrire qualcosa che dia una speranza alle generazioni future. Generazioni, chiunque. A quei pezzi di carta. Soddisfatte vedere bruciare il mondo intorno a noi. Anche i governi hanno accettato il fatto di aver fallito. Questa promessa è vuota. La temperatura non rimarrà mai sotto il grado e mezzo. Mai. E sono i governi a dirlo. Non sono io qui, non è solo la comunità scientifica.